Chi mi conosce, signor Sindaco, Assessore, cari colleghi, colleghi del MIBAT, chi mi conosce sa che per me oggi è una giornata di grande gioia, perché da quando sono arrivata a Genova ho avuto una monomania con il quale, e mi scuso, ho veramente martoriato tutti i genovesi, cioè che è Via Pre. Sono sempre stata convinta che Via Pre fosse il Palazzo Reale che è affacciato su Via Pre, ma per Genova una grandissima opportunità. E così l'ho vissuta, non come un peso. E ho cercato di lavorare insieme ai colleghi del MIBAC che mi hanno aiutato per ricucire con pazienza, giorno dopo giorno, il legame con la città. Perché qui stiamo a festeggiare un nuovo museo, ma questo museo si viene ad inserire già in una realtà importante. Ed è questo che il mio direttore generale, Antonio Lampis, vuole che sottolinei qui. Noi siamo già un sistema museale importante, magari non si vede ancora, però se vi desse alcuni numeri tra noi e l'amica Viziana Delgado, per esempio, avremo, se tutto va come deve andare, ma io ne sono convinta, un numero di visitatori altissimo. Solo in questa zona abbiamo oltre 350.000 visitatori nei musei. Siamo delle istituzioni che produciamo, contando entrambe le manifestazioni, contando quelle che produce l'università. Non dimentichiamo che c'è appena stato un Festival del Mare che ci ha aiutato molto. Centinaia di eventi culturali qui, solo che spesso ci sovrasta il fatto di essere in un quartiere che non è ancora amato e compreso. E invece un quartiere che potrebbe dare delle risorse potrebbe essere veramente il primo nucleo di questo sistema museale nazionale che vede realtà statali, comunali, università insieme e che è veramente il desiderio forte del mio direttore generale. Io dico sempre, noi che ci occupiamo di musei non siamo roba da museo. Questa è una festa. Noi siamo l'unica lingua che prevede, lo dico sempre, nel suo modo di dire roba da museo come un fattore deteriore, polveroso, inutile, vecchio. Invece qui oggi siamo qui per dimostrarvi che noi, roba da museo, siamo un fattore straordinario di innovazione. Perché è vero, stiamo parlando di museo di migrazioni e qui tutti siamo un po' migranti, lo dicevo oggi ai miei ragazzi, Ilaria sono un FSE, quindi grazie al contributo di Regione Liguria te li ho portati apposta perché fai tanto lavoro anche per questo, quindi è giusto che tu veda anche i risultati. Ecco, diciamo che noi tutti siamo migranti, fortunatamente non lo siamo nello spazio, ma lo siamo nel tempo. E questi luoghi come il museo ci aiutano a capire che tipo di valigie vogliamo avere con noi. Oggi mi raccontavano che negli elenchi ci sono 200 Bertolucci dei migranti e sono tantissimi, io non ne conosco 200 ad oggi perché non siamo neanche un cognome tanto comune. Ecco, questa è una cosa che sicuramente trovo nelle mie valigie, nel mio viaggio, ed è un po' questo che fanno i musei, riempire le vostre valigie di coscienza, di conoscenza e nel caso specifico di sviluppo per il quartiere. Quindi sono veramente felice che un museo nazionale nasca qui, in quello che molti vedono, per usare un termine che amiamo moltissimo di Corrad, il cuore di tenebra della città, ma che in realtà, andando, come dire, in direzione ostinata e contraria, come direbbe il nostro grande poeta De André, di cui ci stiamo occupando nell'altro museo, ecco, sono sicura che potremo risolvere a cambiare. La scelta del ministro Franceschini di avere Palazzo Reale come uno dei 20 primi musei è certamente politica, ma nel senso migliore del termine. Cioè qui il museo può dare un contributo alla città e alla regione ed è per questo che qui al servizio della città e della regione del progetto culturale. Per cui io dico, teneteci d'occhio, secondo me noi siamo un quartiere che in pochissimo tempo diventerà un altro cuore pulsante culturale della città. C'è la Strada Nuova, come la chiamava Rubens, che è via Garibaldi, qui c'è la strada nuovissima, che è via Balbi, e noi qui sotto stiamo, quindi teneteci d'occhio, faremo cose belle. Grazie.